pomeriggio romano soleggiato e il Papa si ritrova in una bella residenza non lontana dal Vaticano che 70 anni fa un cardinale, Domenico Tardini, ha immaginato di trasformare in un laboratorio di talenti, ragazzini che hanno intelligenza ma non il denaro per coltivarla. Nasce così la Villa Nazareth che Francesco visita sabato 18 giugno, circondato dai sorrisi della festa, prima dei bambini e poi degli adulti, in un crescendo anagrafico che testimonia bene le tante vite che le mura della villa hanno aiutato a crescere, grazie all'impegno del cardinale Achille Silvestrini e oggi di Monsignor Claudio Maria Celli. Ma sono i giovani universitari di oggi al centro del cuore del Papa che per prima cosa si sofferma nella cappella ad ascoltare e commentare il Vangelo del Buon Samaritano, con l'assenza di retorica che gli è propria. E che il Signore ci liberi dai briganti, ne sono tanti, ci liberi dai sacerdoti di fretta o che vanno in fretta, e ci insegni a fermarci e ci insegni quella saggezza del Vangelo, sporcarsi le mani. E il Papa si sporca le mani entrando nelle pieghe della vita dei giovani, rispondendo senza la fretta dei dottori impazienti, in un palco allestito all'esterno alle 7 domande che gli vengono poste e che abbracciano tutte le situazioni della vita, a cominciare dalla fatica che si fa nel vivere la fede nel mondo di oggi, fatica che non risparmia neppure il Papa. Tante volte io mi trovo in crisi con la fede. E questo da ragazzo, da seminarista, da prete, da religioso, da vescovo e da papa. Ma un cristiano che non ha sentito questo, gli manca qualcosa. E un cristiano che si accontenta con un po' di mondanità e così va avanti nella vita. La folla ascolta Francesco parlare della testimonianza dello schiaffo, quello che ti sveglia dallo specchiarsi nel proprio ego, dal conformismo di vite parcheggiate e spinge a rischiare, perché chi non rischia non cammina, mentre il destino dei cristiani, dice, è la testimonianza che può comportare varie forme di martirio. Il martirio dell'onestà in questo mondo, che si può chiamare anche il paradiso delle tangenti, dove manca il coraggio di buttare in faccia i soldi sporchi. In un mondo dove tanti genitori danno da mangiare ai figli il pane sporcato delle tangenti. Lì è la testimonianza cristiana, lì è il martirio. Il Papa si fa carico di confortare l'avvilimento che coglie tanti laureati senza lavoro e così tocca il nodo dell'economia attuale che ha dimenticato l'uomo, fino ad arrivare al tema caro al suo cuore, la famiglia. Oggi, ripete, è vittima della cultura del provvisorio, per questo al matrimonio bisogna arrivarci preparati, così da saperlo custodire anche quando volano i piatti. Non dimenticatevi di carezzarvi. La carezza è uno dei linguaggi più sacri del matrimonio. Credo che con questo si potrà mantenere quella forza del sacramento, perché anche il Signore carezza con tanta tenerezza la sua sposa, la Chiesa.